Abruzzo, nei pressi di Raiano. Rocce, grotte, boschi, torrenti. Qui, nel suo tipico ambiente, sorgeva un santuario preromano, dedicato forse ad una divinità femminile. Oggi il santuario è dedicato a San Venanzio, un santo adolescente, quasi un bambino. E questo può spiegare l'intimo rapporto con una divinità femminile materna del mondo preromano. Qui, ogni anno, il 17 di maggio, ha luogo un antico rituale. Contadini provenienti da ogni parte dell'Abruzzo e anche dalle Marche giungono al santuario per chiedere grazie. Chiedono di guarire dalle malattie delle ossa, dai reumatismi e da altri mali. Un uomo fa suonare la campana, tirando violentemente la fune con i denti. Con questo atto di estrema umiltà e di penitenza, ha inizio il rito. Un rito che si presenta come la stratificazione storica di epoche diverse. I due elementi del rito sono la penitenza e soprattutto lo strofinamento magico su pietre a fine terapeutico. Davanti all'altare si depositano piccole pietre per renderle miracolose. Poi si raccolgono e si passano varie volte sul volto e sul corpo. È questo l'inizio del rapporto uomo-pietra. Poi si entra in una serie di vani angusti, di passaggi difficili. Si scendono scale, si sosta in preghiera. Thank you.
rapporto frenetico, continuo, drammaticamente silenzioso, ha luogo in una cripta grotta sottostante la chiesa. In questo vano, ai lati di un cunicolo, si trovano una pietra concava e una specie di sedile in muratura, sui quali la tradizione vuole che abbia riposato San Venanzio. Uomini, donne, bambini fanno ressa per attendere il turno. In silenzio ognuno ripete gli antichi strofinamenti magici. Magicamente, per contatto, la pietra prende su di sé il male, l'assume. E l'uomo è libero, sano, pronto ad affrontare il ciclo annuale fino al prossimo anno, il 17-18 maggio, quando nuovamente tornerà a distendersi sulla pietra di San Venanzio per liberarsi dal male e propiziarsi la buona salute. Genere, fino a non molti anni fa, erano assai diffusi tra le montagne dell'Abruzzo e avvenivano in occasione di festività, oppure isolatamente, in luoghi tradizionalmente frequentati da anacoreti. Ora sono quasi ovunque scomparsi. Rimane invece, e non solo in Abruzzo, ma anche in altre zone dell'Italia centro-meridionale e di tutto il Mediterraneo, l'uso di dormire a terra, in chiesa, in date fisse, per mettersi in più stretto contatto con la divinità. Transfert è ora compiuto. L'uomo è libero. Dopo aver toccato le croci incise sul passaggio roccioso, la gente entra nel cunicolo angusto e difficile ed esce nella chiesa sovrastante. Thank you.
Durante la salita qualcuno ancora prolunga il rapporto magico con le pietre, compiendo gli ultimi atti penitenziali. Uscita dalla chiesa, camminando a ritroso per non volgere le spalle alla divinità, conclude il rito. Davanti all'altare si depositano piccole pietre per renderle miracolose. Poi si raccolgono e si passano varie volte sul volto e sul corpo. È questo l'inizio del rapporto uomo-pietra. Poi si entra in una serie di vani angusti, di passaggi difficili. Si scendono scale, si sosta in preghiera. Thank you.
Il transfert è ora compiuto. L'uomo è libero. Dopo aver toccato le croci incise sul passaggio roccioso, la gente entra nel cunicolo angusto e difficile ed esce nella chiesa sovrastante. Uomini, donne, bambini fanno ressa per attendere il turno. In silenzio, ognuno ripete gli antichi strofinamenti magici. Magicamente, per contatto, la pietra prende su di sé il male, l'assume. E l'uomo è libero, sano, pronto ad affrontare il ciclo annuale fino al prossimo anno, il 17-18 maggio, quando nuovamente tornerà a distendersi sulla pietra di San Venanzio per liberarsi dal male e propiziarsi la buona salute. Genere, fino a non molti anni fa, erano assai diffusi tra le montagne dell'Abruzzo e avvenivano in occasione di festività, oppure isolatamente, in luoghi tradizionalmente frequentati da anacoreti. Ora sono quasi ovunque scomparsi. Rimane invece, e non solo in Abruzzo, ma anche in altre zone dell'Italia centro-meridionale e di tutto il Mediterraneo, l'uso di dormire a terra, in chiesa, in date fisse, per mettersi in più stretto contatto con la divinità. Silenzioso, ha luogo in una cripta grotta sottostante la chiesa.
In questo vano, ai lati di un cunicolo, si trovano una pietra concava e una specie di sedile in muratura, sui quali la tradizione vuole che abbia riposato San Venanzio. Uomini, donne, bambini fanno ressa per attendere il turno. In silenzio ognuno ripete gli antichi strofinamenti magici. Magicamente, per contatto, la pietra prende su di sé il male, l'assume. E l'uomo è libero, sano, pronto ad affrontare il ciclo annuale fino al prossimo anno, il 17-18 maggio, quando nuovamente tornerà a distendersi sulla pietra di San Venanzio per liberarsi dal male e propiziarsi la buona salute. Genere, fino a non molti anni fa, erano assai diffusi tra le montagne dell'Abruzzo e avvenivano in occasione di festività, oppure isolatamente, in luoghi tradizionalmente frequentati da anacoreti. Ora sono quasi ovunque scomparsi. Rimane invece, e non solo in Abruzzo, ma anche in altre zone dell'Italia centro-meridionale e di tutto il Mediterraneo, l'uso di dormire a terra, in chiesa, in date fisse, per mettersi in più stretto contatto con la divinità.